di Abraham Yoshua. È un'anticipazione dell'altra metà del libro, la serie che a novembre ci sarà di Palazzo Ducale. Io sono Ernesto Franco e faccio il direttore editoriale dell'Einaudi. Questo lo dico per stabilire subito chiaramente che pubblico Abraham Yoshua da 25 anni, che siamo amici e che quindi questo deve essere chiaro anche per le cose che dirò naturalmente. Quando uno scrittore arriva ad avere un'opera come quella così complessa e così bella come quella di Abraham Yoshua, ha generalmente due possibilità: esercitare la propria maniera o stare dentro la propria maestria. La propria maniera è una cosa che accontenta il lettore che già lo conosce, lo accompagna, non gli provoca sorprese. La maestria è forse un'altra cosa, coinvolge ogni volta il lettore in un mondo in problemi, in situazioni, magari anche lontanissime da lui, situazioni generali, ma anche situazioni personali, psicologiche, interiori. Per metterlo però improvvisamente, alla fine, magicamente, questa è la maestria, di fronte a problemi che sono anche i suoi del lettore. Questo, fatte le debite premesse, è quello che io penso di questo libro straordinario di Abraham. Una velocissima, tanto per mettere anche coloro che hanno la fortuna di dover cominciare adesso o fra poco a leggere il libro, un piccolo inquadramento di ciò che nel libro avviene. La protagonista si chiama Noga, che vuol dire Venere, un pianeta che ha due vite, una al mattino e una alla sera. Torna, è un arpista, suona l'arpa, torna dalla lontanissima da Israele, molto più lontana di quello che i confini geografici potrebbero suggerire a tutti noi, a Gerusalemme. Torna per un poco tempo, perché il padre è morto, ha lasciato il suo posto nella vita da 6 mesi. E lei torna perché la madre deve decidere, per un problema che vedrete nel libro, se stare a Gerusalemme, dove era la loro vecchia casa, o a Tel Aviv, a trasferirsi a Tel Aviv. Sono 3 mesi in cui la casa deve rimanere occupata. Per mantenersi, Noga fa un lavoro particolare per poche settimane, per questi mesi, che gli procura il fratello, e cioè fa la comparsa. Leggeremo poi, io volevo leggere un pezzo e Abraham ha detto: ma senti, io vorrei leggere un pezzo, ed era lo stesso pezzo del libro che spiega il significato di questo lavoro della comparsa. Abita questa casa e fa questo lavoro. Nella casa ci sono i letti d'infanzia, il letto dei genitori, ci sono dei vicini molto particolari, è un quartiere ortodosso, i bambini non possono vedere la TV, quelli del piano di sopra, i bambini ortodossi del piano di sopra, si intrufolano in casa, forse dalla finestra, forse con una chiave usata per poter vedere la TV, che loro è assolutamente vietata. È una casa in cui si va e si viene, in cui Noga cambia letto ogni sera. È una casa che ha molte chiavi disperse in giro. E da lì, pian piano, si ricostruisce la storia del perché Noga è andata via, qual è la sua storia. Noga è una donna che ha deciso di non avere figli. Perché? Non c'è una risposta definita, diretta. È un modo di ritrovarsi,
di affermare la propria autonomia come individuo donna, lontano dagli obblighi, diciamo, della specie? È una scelta personale? È un rifiuto? È un non ritrovarsi nei panni che naturalmente le spettano? Questo periodo di prova, la madre deve provare a vivere a Tel Aviv piuttosto che a Gerusalemme, pian piano si trasforma sottilmente nel libro in un periodo di prova anche per Noga. Chi sono io? Ritorno in Israele, rivedo la mia infanzia, la mia storia, i miei affetti e i miei interlocutori cominciano a dirmi: ma questo tuo periodo di prova? E Noga risponde: no, non è un mio periodo di prova, è un periodo di prova di mia madre, ma le due cose si sovrappongono. C'è l'incontro con il marito, dove che si è rifatto una vita, che si è risposato, con il quale lei non si ritrova, e alla fine Noga torna in Olanda. Ogni cosa in questo libro, ogni cosa e ogni persona, a me ha dato un po' l'impressione che lascia per un po' il proprio posto, ma non facendo una vita completamente diversa, si scosta un pochettino da quello che è. Noga non è completamente una figlia, non è completamente un arpista. Il marito è un marito che era il marito di prima, ma adesso è sposato con un'altra moglie, pur desiderandola. Il padre ha lasciato prima di tutti il proprio posto, ha lasciato la vita. La madre deve decidere se lasciare il proprio posto oppure tornare, Gerusalemme o Tel Aviv. E in questo modo tutti i personaggi, spostandosi appena di un po' da quello che sembrerebbe essere il loro posto nella vita, si guardano, trovano il modo di vedere realmente dentro se stessi. Spostamenti piccolissimi che però rivelano la verità profonda dei personaggi. E sono queste le domande che in un posto lontano, in una situazione lontana, il lettore poi trova a riflettere su se stesso. E se anch'io mi sposto un po' dal mio ruolo, chi sono? Quali sono le ragioni della mia vita? È un po', e chiudo con queste suggestioni, poi conversiamo con Abraham, con il pezzo che secondo me, un pezzo musicale straordinario, che secondo me interroga tutto il libro, è La Mer di Debussy, che alla fine Noga dovrà suonare, figuratevi, ancora più lontano, ancora con uno spostamento più lontano, cioè in Giappone dove va la sua orchestra. La Mer, il mare, si pronuncia in francese come la madre. Anche questi piccoli spostamenti di senso, piccoli spostamenti di luogo che però ci mettono, come dire, fuori dalle convenzioni, fuori dalla realtà accettate e forse di fronte alla propria verità. Certo, lo spostamento più grosso, e sentiremo cosa ne dice Abraham Yehoshua, è quello di Noga, che essendo una donna decide liberamente di non avere figli e con questo cambia la propria vita. La Mer è definita dalla storia della musica come tre schizzi sinfonici per orchestra ed è una successione molto immediata. Poi leggerò un pezzo dove il maestro d'orchestra descrive che cos'è questo pezzo musicale. Un pezzo di dialogo fra il movimento del vento e il movimento delle onde. Anche qui uno spostamento progressivo che cambia un panorama generale. Questo per dare il quadro generale delle cose. Prima di entrare dentro il libro, però, Abraham ha voluto che ne leggessimo, proprio per farvi sentire il suono, l'inizio. Prego. Alle 4 del mattino il cellulare riprende vita. Anche se è una sveglia dimenticata dal giorno prima, Noga non interrompe la malinconica suoneria inserita dall'amico flautista che non voleva essere dimenticato durante questo suo lungo soggiorno in Israele. Quando finalmente ricade il silenzio,
Noga non si raggomitola nel plaid a quadri dei suoi genitori per riprendere il sonno interrotto, ma manovrando con delicatezza le leve del letto elettrico, solleva la testa per osservare ancora distesa il cielo pallido di Gerusalemme, alla ricerca del pianeta al quale deve il proprio nome. Quando era bambina, suo padre le suggeriva di cercarlo poco prima dell'alba oppure subito dopo il tramonto. Anche se non riuscirai a trovarlo, diceva, è importante che di tanto in tanto alzi gli occhi al cielo e guardi almeno la luna, che è più piccola del tuo pianeta, come tuo fratello è più piccolo di te, anche se a noi sembra più grande perché è più vicina. E infatti, durante questa sua visita, forse a causa della forzata inattività o del lavoro di comparsa che talvolta la tiene impegnata di notte, Noga alza spesso gli occhi al cielo israeliano, più limpido di quello europeo. Negli anni precedenti la morte di suo padre, quando tornava in patria per una breve vacanza, preferiva farsi ospitare dalle amiche dei tempi dell'Accademia di Musica, piuttosto che dai suoi genitori. E non, come supponeva suo fratello Honi, per evitare i nuovi vicini che avevano tinto di nero il quartiere. Lei, che negli ultimi anni si era allontanata da Gerusalemme e godeva dello spazio protetto e liberale dell'Europa, non aveva problemi a credere in una coesistenza dignitosa e pacifica con una minoranza che già mostrava segni di maggioranza. E d'altro canto, quando era ragazza, le sue esercitazioni musicali di sabato non avevano risvegliato il malcontento dei vicini. Nel tempio si suonava l'arpa anche durante le festività, le aveva detto una volta con ironia il signor Pomeranz, il prestante vicino ortodosso del piano di sopra. E ai timorati di Dio piace sapere che ti eserciti per l'arrivo del Messia. Ma alle ragazze sarà permesso suonare nel tempio? Aveva domandato la giovane musicista col viso in fiamme. Anche le ragazze potranno suonare, aveva risposto l'uomo osservandola intensamente. Ma se all'arrivo del Messia i sacerdoti non te lo permetteranno, ti trasformeremo in un bel giovanotto. Persino un ricordo tanto insignificante rafforza in Noga la convinzione che una tollerante convivenza con i vicini sia possibile e, contrariamente al fratello molto preoccupato per il benessere della madre ormai circondata da ultraortodossi, osserva il loro modo di camminare spedito senza avversione né presunzione, ma con lo sguardo divertito e benevolo di una turista navigata dinanzi alla quale il mondo si dispiega in tutta la sua folcloristica varietà. Dopo essersi sposata, aveva vissuto per alcuni anni a Gerusalemme con il marito Uria, ma avendo in seguito abbandonato città e consorte, quando talvolta capitava nella capitale di venerdì sera per una visita ai genitori, preferiva passare la notte sul litorale. L'amicizia e l'intimità di suo padre e sua madre, cementatesi con la vecchiaia, le pesavano anziché confortarla. I genitori tacevano sul suo rifiuto di mettere al mondo un figlio, rassegnati, eppure lei aveva la sensazione che anche loro preferissero che non rimanesse la notte per non disturbare il loro strettissimo rapporto di coppia, rimasto fedele all'angusto, antiquato e usurato letto di legno nel quale i due sprofondavano in serena armonia. E se uno di loro si svegliava di soprassalto a causa di uno strano sogno o di una qualche preoccupazione, l'altro lo imitava, proseguendo una conversazione che probabilmente non si interrompeva nemmeno nel sonno. Una volta, a causa di un temporale, per paura di non riuscire a raggiungere Tel Aviv, Noga era rimasta a dormire nella sua camera di quando era bambina. E fra i fischi del vento e i bagliori dei lampi aveva visto suo padre camminare per casa a passi piccolissimi, a capochino, riverente, con le mani strette al petto, a mo' di monaco buddista. E adesso che succede? Aveva sentito bofonchiare sua madre dal letto matrimoniale. I lampi e i tuoni mi hanno trasformato in un cinese, si era giustificato suo padre in un sussurro, salutando con un cenno del capo una folla di cinesi immaginari. Ma i cinesi non camminano così. Come dici? I cinesi non camminano così. E allora chi cammina così? I giapponesi, solo i giapponesi. Allora sono un giapponese, aveva detto lui, avanzando a passi ancora più piccoli verso lo stretto letto matrimoniale, girandoci intorno e profondendosi in educati inchini verso la donna della sua gioventù. Che cosa ci posso fare, amore? La tempesta mi ha fatto volare dalla Cina al Giappone e mi ha trasformato in un giapponese.
Thank you for coming. I wanted that to Marianne to read the first chapter, because in the first chapter you can discover all the DNA of the all the work. And generally when I write the first chapter, and it takes me many times to write the first 20 pages of the book, perhaps it takes about, let's say, 3 months or 4 months. But afterwards, when I reread the, when the book is finished and I reread the first chapter, I see that in the first chapter the main problems of the book is already presented, and the DNA, you can already trace the DNA of the book in the first chapter of a book. Not only for me, not only in my books, but also in many other books, I see as if the problems of the book in a schemes are already present in the first chapter of the book. Grazie di essere venuti ad ascoltarmi. Ho voluto che l'interprete leggesse il primo capitolo perché penso che chi legge il primo capitolo subito scopre, per così dire, il DNA dell'intera opera. In genere, quando io scrivo il primo capitolo di un mio libro e ci metto molto tempo e molte riscritture per le prime, diciamo, 20 pagine, posso impiegare anche 3 o 4 mesi, dopo che ho ultimato la stesura di tutto il libro, quando riprendo in mano e rileggo il primo capitolo, mi accorgo che nelle prime pagine, proprio nell'inizio, già tutte le questioni che animano, che percorrono il libro, sono già presenti, già tutte lì. Cioè che veramente dal primo capitolo del mio libro, e non soltanto del mio, si può risalire al DNA di tutta quanta l'opera. Dico non soltanto del mio libro, perché trovo che anche nei libri di molti altri scrittori, tutte le questioni, tutti i problemi che li abitano, schematicamente sono già presenti nel primo capitolo. Dunque, come vi dicevo, il libro è fatto di piccoli e grandi spostamenti nella realtà quotidiana di tutti i giorni, oppure nella geografia del mondo. C'è uno spostamento che ogni spostamento è molto di più, ovviamente, di quello che indica immediatamente: vado da questo posto all'altro, sono questa persona o quest'altra. C'è uno di questi spostamenti che però mi sembra capitale da più di un punto di vista, e cioè quello fra Gerusalemme e Tel Aviv. La madre deve decidere se abbandonare la casa di Gerusalemme per andare a vivere in una casa di cura vicino al figlio a Tel Aviv. È questo il tempo del libro, 3 mesi di prova, che diventa poi 3 mesi di prova per Noga, 3 mesi di prova per il figlio, 3 mesi di prova per il senso della vita, per tutti i personaggi coinvolti. Ecco, vorrei chiederti, che differenza c'è profonda fra l'universo di Tel Aviv e l'universo di Gerusalemme? It's not so big difference. The distance between Tel Aviv and Jerusalem is 60 kilometers, that's all. The question of the book was not about the difference between these two cities, and the political things was only a kind of a background, but very pale background of the book. The concentration of the book and the question of the book was Noga, who decided not to have children. And this is what I see around me. I saw around me in Israel, not so much as in Europe today. And I was in this short time that I was here during these 2 days, I already encountered about 10 women, young women, that doesn't want to have children.
And I, of course, there are also men that don't want to have children. But the fact that in Europe today, this kind of decision and this kind of an attitude not to have children, I would say, annoy me, but in the same time, I wanted before to understand it. What is the reason? And this is the reason why I put Noga as a young woman of 42, not so young. She is now on the limit of her not being possible to have children, even if she will decide. This is the last minute for her to have children. She does not want children, and with this, she came to the novel. She came to the novel, and I did not know what is the reason. And I was saying to myself, I will go with her and understand what is the reason. And I will not do easy work for me by saying she is a career woman and she does not want to have children because of her career, or because she does not like Israel, she is a political opponent to Israel, so she left Israel because of this. I dismiss all the very easy answers to her decision, and I wanted to understand psychologically what is happening here. Without knowing the formula, without knowing the reason from the beginning, I would say I will go with her. La distanza fra Gerusalemme e Tel Aviv fisicamente è irrisoria, 60 chilometri, tutto qua. Altre distanze ci sono, ma la questione centrale, ma il punto focale di questo libro in fondo non sono le differenze fra queste due città di Israele e persino le questioni politiche dell'attualità israeliana non sono che un pallido sfondo per questa vicenda, no. Il punto focale, il centro di questo libro è Noga, una donna che ha deciso di non avere figli. Presto ho cominciato a vedere attorno a me che questo fenomeno non riguarda soltanto le israeliane, o perlomeno non tanto le israeliane quanto molte europee del giorno d'oggi. Eppure, guardate, sono qui da appena 2 giorni in Italia e già in questo brevissimo tempo ho fatto conoscenza con almeno una decina di donne abbastanza giovani che non hanno voluto, che non vogliono avere figli. Naturalmente questo si può dire anche di tanti uomini. Presta il fatto che oggi in Europa è molto diffuso questo atteggiamento, questa decisione di rinunciare, di dire no alla maternità o alla paternità. Questo atteggiamento possiamo benissimo dire che mi infastidisce. Ma come prima cosa io avevo da capirlo, dovevo cioè capire le ragioni profonde, ed è per questo che ho preso questo personaggio, questa protagonista. La mia Noga è una donna relativamente giovane ancora, 42 anni, giovane ma al limite, diremo, della sua capacità, della sua possibilità biologica di avere figli. Diciamo che Noga è all'ultima chiamata, per così dire. E lei ha preso una decisione, liberamente, non ha voluto avere figli. Con questo è entrata nel mio romanzo e io non sapevo perché, io stesso non sapevo perché. L'unica cosa che sapevo è che dovevo farmi accompagnare da lei se volevo capire questa decisione. E guardate, non è che mi sono voluto semplificare il compito dicendo le cose che spesso si dicono. Non ho voluto avere figli perché dovevo perseguire la mia carriera, oppure mi sono allontanata da Israele perché Israele non mi piace, non ho voluto fare di Noga una, diciamo, contestatrice, una dissidente politica che se n'è andata perché non vuole più bene, si è disaffezionata al suo paese. No.
Non è questo il punto. Quindi tutte le risposte facili a questo interrogativo io le ho liquidate, accantonate, ignorate fin dal principio, perché sentivo che dovevo capire dal profondo e dall'interno che cosa succedeva nella psiche di questa donna, visto che io dall'inizio della stesura non lo sapevo. Ho dovuto farmi accompagnare da lei. The question was, when I come to Europe in the last years, to France, to Italy, not to Germany, but I hear all the time when I speak about the political issue and I say to the European, help us, help and be more firm with the political problems of Israel and the Palestinian, the answer of the European is, we are tired, we are weak, we are divided, our economic situation is not good, things like that. And I feel that the question of not having children of some of the European countries is becoming a sign of this weakness. With this saying, we don't have enough power to deal with international problems and to do something positive. The fact that Germany has taken now 1 million of Syrian refugees was coming from the fact that in Germany the population, the demographical population is decreasing, and the decrease of the population was bringing, I think, Germany to say we must have now 1 million of young and fresh people that will help us to make the economy working better. Now, I say it in general. The technique of the book was done in a certain way that I choose a method to face Noga with her decision. Noga is a tough woman. She is determined. She had an husband that loved her very much, who was very much devoted to her. She loved him also. But when she decided not to have children, he could not carry on with his marriage, and he left her. Her parents already gave up. They did not say anything. Her decision was determined. So when she came for these 3 months to Israel to keep the apartment of her mother after the death of the father, her brother is suggesting her to be an extra in activities of a films, of a theater, of opera, in order just to pass the time of these 3 months and to have some money after she left the work in her orchestra in Holland. And in this event, in this performance of being an extra, something totally indifferent and nothing to do with her decision, something that was not connected to her decision, this action as an extra in many different places and in different occasions had cracked little by little her decision that was already finished about not having children. So the mechanism of the book was saying that from time to time we have decisions that we had taken already and they are finished, and events that are coming not at all connected to this decision can little by little change and crack the solidity of the decisions that was already taken.
In questi ultimi anni, tutte le volte che vengo in Europa, in Italia, in Francia, non in Germania, spesso mi trovo a parlare della situazione politica del mio paese e anche a dire a voi europei: aiutateci, dateci una mano, perché finalmente possiamo affrontare e risolvere una volta per tutte il nostro problema con i palestinesi. Qual è la risposta che ricevo dagli europei molto spesso? Suona più o meno così: siamo stanchi, siamo deboli, siamo rassegnati, siamo divisi, c'è la crisi economica. Ecco, io ho visto in questo fenomeno delle tante persone che i paesi europei decidono di non avere figli, una sorta di eco di questa sensazione di debolezza e di rassegnazione che hanno spesso gli europei. Questa cosa di dire: non abbiamo la forza, non ce la facciamo ad affrontare le problematiche internazionali, non ce la facciamo a intervenire e fare qualche cosa di positivo. Perché credete che la Germania abbia recentemente deciso di accogliere 1 milione di profughi, di rifugiati siriani? Per il semplice fatto che anche in Germania la popolazione, le tendenze demografiche dicono che la popolazione tedesca è in calo e la Germania ha deciso di affrontare, di prendersi carico di questo 1 milione di persone perché semplicemente gli servono forze nuove, gente nuova, magari giovane, che dia una mano a mantenere e, se possibile, anche a migliorare lo stato dell'economia tedesca. Quindi il senso di questo libro, in fondo, ha il meccanismo che lo muove. Io prendo un personaggio, Noga, e la metto davanti alla sua decisione e vedo che cosa succede. Noga è una donna risoluta. È stata sposata e felicemente sposata con un marito che la amava, le era devoto e le è ancora devoto, ma quando lei ha deciso di dire no, di non volere figli, lui non ha potuto più proseguire in quel matrimonio e l'ha lasciata. I suoi genitori hanno già rinunciato a convincerla, davanti a quella figlia così determinata, alzano semplicemente le braccia. Dunque Noga, nel momento in cui viene in Israele per 3 mesi per sostanzialmente fare la guardia all'appartamento della madre dopo che il padre è morto e il fratello le suggerisce di impegnare un po' del suo tempo, di dedicare un po' del suo tempo a fare la comparsa in televisione, cinema, produzioni operistiche, per passare il tempo e anche per far qualche soldo, visto che in questo momento non sta suonando nella sua orchestra in Olanda. Noga dunque accetta questa proposta e assume questo ruolo di comparsa. Dunque è un'attività totalmente indifferente alla sua posizione, completamente slegata a quella sua fatidica decisione, completamente slegata a questo lavoro di comparsa, che si sposta dunque in modo piuttosto occasionale, fugace, in posti diversi, svolgendo ruoli diversi, piano piano, goccia a goccia, incrina una decisione che era parsa definitiva. Questo è il meccanismo di questo libro. Abbiamo assunto una decisione, sembra definitiva, succede che un evento, un fatto completamente scollegato, che nulla ha a che fare con quella decisione, modifichi piano piano e venga ad incrinare la sua solidità. E questo è una delle magie che vi dicevo del libro. Ci arrivavo alla questione centrale, ma passo passo, non immediatamente. La questione centrale è evidentemente questa. Il lettore, proprio perché non c'è una risposta, come diceva Abraham, banale, ovvia, lo faccio per la carriera o per qualsiasi altra cosa, proprio perché la situazione di Noga, il pensiero di Noga è complesso, non è mai definito banalmente, così però è talmente portato dentro questa storia che alla fine dice sì, ma perché? Scusate, perché lei aveva preso questa decisione? Perché cambia idea? Che cosa ha capito alla fine? Che cosa capisco io? E vi succederà leggendo questo libro che vi interrogherete
cercherete di entrare nella testa di Noga, proprio perché Abraham banalmente non lo fa lui, ma ve lo lascia come un compito da continuare dopo la lettura del libro. Allora l'ho fatto anch'io, evidentemente, questa cosa, e mi sono detto: ma non è mica che lei alla fine, lei ha preso questa decisione così radicale che ha cambiato totalmente la sua vita, ha allontanato il marito, gli ha fatto vedere il mondo in una maniera piuttosto che in un'altra, e poi tornando per questi 3 mesi di prova, capite perché tutti gli dicono: ma questi 3 mesi tuoi di prova, no, non sono miei, sono di mia madre, questa ambiguità delle cose, no? Continua. Dopo questi 3 mesi di prova, lei non ha capito che una parte della libertà di scelta è accettare profondamente quello che si è. I am married to a psychoanalyst. My wife is psychoanalyst. And the main, I would say, thesis of psychoanalysis and others is that by understanding yourself, you can change yourself. The question of changing is important. And I think that if you will say what is the main difference between left and right in politics and in other domains, the left is believing in the changing, of the human being and changing of a people, and to have and you have the capacity to do it, while the right wing speak about destiny, about a permanent situation, about the fact that you have to stand against a world that is not changing in the basis thing. So I believe, and I want all the time when I create a book, I want to bring my protagonist, my hero, to some sort of a change. Not a totally romantic change, but some kind of a change, and to have it. Noga is quite a tough woman, and you know, it was not easy with her, because when she came to the book, she was very much determined. She is not a great beauty, but she is a nice woman with a great determination and great assurance of herself. And in one of the chapters, for example, when she was angry about these religious children that were entering to their house in order to see television, she said to them, "I will come and whip you with a whip." And she was to say, "You will not dare to do us this." Two religious children. She said, "Yes, I will do it." And then she was going to the old city and find an Arab that will give her a whip like this. And I remember when my wife had seen this chapter, she was very much annoyed and said, "What? She will go and have a whip to hit the children?" I say, "Yes, this is the girl. She will hit the children unless they will not come again to the house like this, to the apartment like this." And the fact that I have to deal with a change, and the change is coming slowly, and the change is a real change that is coming in her decision not to have children, this is, for me, as a leftist and married to a psychoanalytic woman who is trying to change me also all the time and to improve me all the time. So in this sense, this is my literary ideology that is behind the telling of the story itself. Io sono sposato con una psicanalista
E la tesi centrale della teoria psicanalitica e anche di altre è che soltanto capendo noi stessi possiamo cambiare noi stessi. Quindi qua al centro la questione importante è la questione del cambiamento. Secondo me, cioè, se uno mi chiede qual è la differenza principale in politica e in altri campi fra destra e sinistra, ma è chiaro, quelli di sinistra credono nel cambiamento, quelli di sinistra credono nella possibilità degli esseri umani di cambiare e anche dei popoli interi di cambiare, nella capacità che abbiamo tutti dentro certi limiti di cambiare. Quelli di destra vi parlano del destino, di una sorte assegnata, di una situazione immutabile, immodificabile della natura umana, che non vuole cambiare, che non cambierà mai, e tu sei di fronte a un mondo che è lì, fisso, fermo, bloccato. Allora, ogni volta che io creo un libro, quello che veramente mi muove è il desiderio di portare il mio protagonista, la mia protagonista in questo caso, a un qualche cambiamento. Non lo intendo in senso necessariamente romantico, ma cambiare, qualcosa deve cambiare. Ora questa mia noga è veramente una dura, è una tosta, e con lei non è stato facile per me trattare, perché quando lei è arrivata nel romanzo, è arrivata sulle mie pagine, era decisa, era determinata. Questa non è una donna, non è una beltà, ma è sicuramente una donna attraente e poi una donna decisa e sicura di sé. Basti dire che lei ce l'ha molto con questi due bambini, figli dei suoi vicini coinquilini, diciamo, ultra ortodossi, che entrano, si infilano dentro casa di sua madre, usando qualche passaggio segreto, per andare a vedere la televisione, perché a casa degli ultraortodossi la televisione non c'è. Come li affronta? Dice: guardate che se continuate io vi prendo a frustate. Loro le fanno, birichini, figurati, non oserai, non avrai il coraggio. Ah sì che ce l'avrò. E addirittura fa una spedizione nella città vecchia di Gerusalemme, fino a quando non scova un bottegaio arabo che le vende una frusta. Quando mia moglie ha letto questo capitolo del libro, beh, insomma, diciamo che si è un po' irritata. Ma cosa, una frusta? Lei maneggia una frusta nei confronti dei bambini? Sì signori, Noga è fatta così. Li minaccia di picchiarli, anzi di frustarli, se non la piantano. Ma l'idea è quella del cambiamento, e il cambiamento in questo libro avviene, anche se in modo molto lento, come si diceva. Ci sarà un vero cambiamento nella sua decisione di non avere figli? Beh, forse sì. Per me, che sono un uomo di sinistra, sposato con una psicanalista, è così importante, che cerca fra l'altro, lei, mia moglie, cerca continuamente di cambiare me, per il meglio naturalmente, di migliorarmi. Ecco, questa è la mia ideologia della letteratura, eh? Aiutare, accompagnare nel raccontare una storia un personaggio, dei personaggi al cambiamento. Senti, gran parte del libro, la parte centrale del libro è dedicata, diciamo, al mondo delle comparse, agli episodi anche proprio raccontati, costruiti, diverse situazioni di vita fittizia in cui Noga si trova. Addirittura una volta si trova a interpretare un personaggio reale in un documentario, piuttosto che un personaggio fittizio in una cosa. Io vorrei che ci parlassi un po' di come è costruito, appunto, da dove viene tutto questo universo. Forse mi accennavi che volevi leggere un capitolo che, se non ricordo male, accennava al mondo delle comparse. Se vuoi, leggiamo il pezzo e poi tu lo commenti. Sì, tu. The world now is full of activities of cinema, of television, and of opera and things like that. And there is a lot of need of extras that are coming and working in the framework of these productions.
I always ask myself how Fellini was choosing the extras in his films, the very bizarre people that were coming to his films. He had a very special eye to have these people to come, and they are doing the magic, extras, making the magic of his film. I was, of course, some of my works had been adapted to cinema and to places like this and to television, so I was a little bit acquainted with the work of extras in this kind of occasion. But I would like to bring you an example from the book itself. The situation is that she now was asked to be a member of a jury in a film that is now prepared in one place in Israel. And she's coming to be a member of this jury just to sit and not to say many things, just to sit there in with other 11 people that will compose the jury. And I will now try to describe to you how this situation, that she is totally passive until the last moment, but she is totally passive and nothing to do with her decision not to have children can affect her decision, but not directly and not confrontly, but from the other side. So you will see it through this chapter that perhaps will be now the last one that will be read now. Sì, oggigiorno le attività di produzione cinematografica, televisiva, operistica sono molte, sono varie, sono fiorenti, sono dappertutto, quindi per queste produzioni occorre un numero sempre maggiore di comparse. Io mi sono sempre chiesto, fra l'altro, amando il suo cinema, come faceva Fellini a scegliere le sue comparse. Tutta quella gente, per quei personaggi bizzarri che attraversano magari per un attimo solo le sue pellicole, credo che avesse un occhio specialissimo per trovare le figure giuste, i figuranti giusti. Sono convinto che la magia dei film di Fellini in parte è proprio dovuta all'abilità straordinaria di scegliere le comparse. Ma alcune delle mie opere sono state trasposte, sono state adattate per il cinema o per la televisione, quindi ho acquisito una certa familiarità con il lavoro anche delle comparse in quelle occasioni, degli adattamenti dei miei lavori. Ma adesso vi voglio semplicemente dare un esempio tratto da questo libro, con una lettura. La situazione è questa, molto brevemente. A Noga, che è diventata comparsa, viene chiesto di recitare, di impersonare una giurata, membro di una giuria, in un film che si sta girando in Israele. Dunque, lei che cosa deve fare? Fa la giurata, membro con altri 11 di una giuria, deve star seduta lì, non deve dire granché. Leggerete, sentirete in queste pagine in che maniera questa situazione, dove lei è completamente passiva, perché veramente fa ben poco, che è completamente scollegata alla sua situazione di comparsa rispetto alla sua vita, alle sue scelte personali e alla sua famosa decisione, vedrete in che maniera la situazione investe, modifica, influenza la sua decisione, ma non in modo diretto, in modo trasversale. Il giorno si spegneva lentamente e i membri della giuria erano ancora seduti in doppia fila, in fondo alla palestra. Talvolta la cinepresa li riprendeva in primo piano, tal'altra da una certa distanza. A tratti, malgrado fosse sempre presente, sembrava scomparire del tutto. Non prendetevela se vi tratteniamo qui, si è scusato un operatore di ripresa o forse un produttore, ma la scena del processo è molto importante. La luce esterna, che nel film cambierà nel giro di pochi minuti, starà a indicare la vostra presenza e il vostro livello di attenzione durante l'intera giornata. Solo la sera vi ritirerete per discutere il verdetto. Nella palestra c'erano anche altre comparse arrivate da fuori Gerusalemme e attori di scene già girate o che sarebbero state girate di lì a poco. Ma il giudice, il pubblico ministero, l'avvocato difensore, i testimoni e l'imputata ancora non si vedevano,
probabilmente stavano memorizzando la loro parte. Lei sa qualcosa della trama, ha domandato Noga al giudice pensionato seduto accanto a lei in prima fila. Solo a grandi linee l'agenzia di casting è avara di informazioni, forse perché ha paura di defezioni dell'ultimo minuto. Le comparse, essendo presenze per così dire accessorie, non veri attori, talvolta confondono le fantasie altrui con la propria realtà. Al tramonto altri due riflettori sono stati piazzati davanti alle file dei giurati e a quel punto è comparso un corteo di togati, il pubblico ministero, il difensore e il giudice, che è subito però scomparso in una classe trasformata in aula di tribunale. Due energumeni in uniformi non ben identificati hanno scortato l'imputata in manette facendola passare più volte davanti alla giuria. Noga ha riconosciuto la bella ragazza che quella mattina le aveva dato la sciarpa profumata. Pallidissima, struccata, con occhiaie scure, indossava abiti grigi e camminava con un'andatura lenta e pensierosa, come se il crimine commesso risvegliasse in lei tutta una serie di riflessioni. Ha girato gli occhi sui membri della giuria e quando ha riconosciuto la sciarpa rossa al collo di Noga, le si è fermata davanti come se volesse dirle qualcosa, anche se il copione non prevedeva alcun testo. L'espressione di dolore e di tristezza sul suo viso era però talmente convincente che Noga si è stretta la sciarpa al collo con angoscia, come se davanti a lei non ci fosse un'attrice, ma una sfortunata conoscente rispuntata dal passato. «Di cosa è accusata?» ha domandato con un sussurro all'ex magistrato dopo che la ragazza è stata condotta via. «Dell'omicidio del marito. E perché l'ho ammazzato?» «Lo saprà quando vedrà il film», ha risposto lui ironico, «sempre che riescano a finirlo». Tutti gli attori coinvolti nella scena del dibattimento sono già spariti nell'aula trasformata in tribunale, ma la macchina da presa è ancora puntata sui membri della giuria. È arrivato il momento di pronunciare il verdetto di un processo di fatto non ancora iniziato. E come stabilito, il corpulento giudice si è alzato e a voce alta, con un'espressione soddisfatta, ha risposto a una domanda non posta: colpevole. Ma il regista non ha apprezzato la sua aria compiaciuta e ha preteso che ripetesse la battuta. L'ex magistrato però non è riuscito a scrollarsi di dosso la gioia per quella minuscola parte. Il regista allora si è rivolto a Noga, le ha chiesto di alzarsi e di pronunciare la medesima battuta. Colpevole, ha detto lei in tono semplice e neutro. Il cineasta, soddisfatto, le ha domandato se poteva ripeterlo anche in inglese. Ancora una volta, Noga ha pronunciato quella semplice parola con un'intonazione dolce e triste, questa volta in inglese. Il produttore ha sussurrato qualcosa all'orecchio del regista e questi ha chiesto a Noga se conosceva altre lingue. Sì, l'olandese e un po' di tedesco. Allora lo dica in olandese e in tedesco, per favore. Sulle prime si è un po' confusa, poi però si è ripresa e ha ripetuto colpevole in entrambe le lingue. I want to say that the fact she's saying guilty in totally another context is also penetrating to herself, that perhaps the decision not to have children and making her husband so frustrated, this is also guilty for herself. But she can speak about guilty of someone else in the cinema as a extra, but here the guilty is penetrating indirectly to her decision. Insomma, semplicemente lei sta dicendo la parola colpevole in un contesto completamente slegato dalla sua situazione, ma questo pronunciare questa parola penetra in lei. Forse la sua colpa, cioè la sua colpa forse è quella di non aver voluto figli e aver frustrato a tal punto suo marito che ne voleva da indurlo a lasciarla. Forse questa è la sua colpa. Lei sta parlando della colpa di un altro, perché è una comparsa lei in quel momento, che nulla c'entra con la sua vita, ma forse quella colpa è anche la sua. Ecco, questo penso proprio un esempio magnifico per darvi l'idea di com'è e di come è veramente fatto il libro. Piccolo spostamento che dice la verità in un contesto diverso.
Un'ultima domanda vorrei fare a Abraham. Alla fine del libro viene eseguito, appunto, come vi dicevo, un pezzo celeberrimo, La Mer di Debussy. Quando il maestro d'orchestra lo spiega alla sua orchestra, dice: è un mondo a sé, armonico, complesso, incantato, con scale a toni interi e brani privi di una vera tonalità, ma con passaggi brillanti. Insomma, signori, oggi non ce ne staremo spaparanzati su una sdraio a contemplare il mare, ma ci immergeremo nei suoi abissi. Ecco, vorrei che Abraham ci dicesse qualcosa sulla sua scelta, appunto, di Debussy e della Mer all'interno del libro. I'm very much attached to music. We are very much going to concert and to go to opera. And even yesterday we have been here, after coming from Israel, we go to the conservatorium up in the hills there, and we heard in the program Brahms and Debussy. Was the sonata of Debussy, very well played by the professors, piano and violin, by the teachers of the conservatorium. And I was always say to some of my friends who are conductor of an orchestra that I'm ready to give them two of my novels, that they will take it as if they have written it, in order to give me the possibility to conduct an orchestra by myself. Debussy is, of course, a very major turning in the modern music, and he was changing many things. But the most important thing is the importance of the harp in his music. You know that in Mozart, in Beethoven, for example, there is no harp. In Haydn, there is no harp in the symphonies of Beethoven and others, and even I think Brahms. And harp was coming with the Romantic period towards the end of the 19th century. So I was, the fact that there is La Mer, who is the sea, but in the same time is the mother. So now, after the death of her father, she can now create an individual relationship with her mother through the music. And this was the way in which I chose Debussy. And I have a friend who is a chef d'orchestre who was teaching me all the little details of this music. And I was so pleased that La Mer of Debussy, that in the same time the sea, the same time the mother, with two harps playing, was in the end of the novel. Io amo molto la musica, sono veramente molto, molto attaccato, significa molto per me la musica. Andiamo spesso ai concerti, all'opera, persino ieri sera eravamo appena sbarcati da Israele e siamo andati al Conservatorio di Genova, su in collina, ad ascoltare un bellissimo programma con un Brahms e una sonata di Debussy, eseguiti molto molto bene da professori del Conservatorio, un pianista e un violinista. E già, insomma, mi è capitato di fare qualche proposta ai miei amici direttori d'orchestra: io ti do un paio di romanzi, facciamo finta che l'hai scritti tu, ma tu in cambio dammi la possibilità di dirigere io per una volta, mi piacerebbe tanto. Allora, perché Debussy e perché La Mer? Debussy perché rappresenta una svolta decisiva nella musica moderna, è un compositore che molto ha cambiato nella musica. Ma la cosa più importante è che finalmente c'è l'arpa. L'arpa che è mancata per secoli, Mozart, Haydn, Beethoven, ancora Brahms, non abbiamo nessuna composizione loro in cui ci sia il suono dell'arpa. L'arpa in realtà entra nella musica europea soltanto con il romanticismo, verso la fine dell'Ottocento. E Debussy è l'autore di questa composizione che si chiama La Mer, e in francese La Mer è il mare, ma anche la madre. Dopo la morte del padre,
ecco che Noga, la mia arpista, riesce a stabilire un rapporto finalmente davvero personale con la sua mère, con sua madre, attraverso la musica. E quindi era la scelta perfetta. Ho scelto così Debussy, mi sono fatto spiegare da un amico direttore d'orchestra i dettagli della composizione di Debussy, come si esegue, e mi ha fatto veramente piacere poter concludere, poter mettere, diciamo, verso il finale di questa storia una esecuzione del mare o della madre. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie a Abraham. Abraham Yoshua firmerà copie del libro per coloro che volessero farsene firmare. Grazie e arrivederci.